www.maurizioapolli.it, come nell'ultimo incontro, workshop che abbiamo organizzato di padre in figlio, in cui abbiamo esaminato anche gli aspetti psicologici, le dinamiche all'interno dei gruppi familiari per quanto riguarda il ricambio generazionale. Oggi voglio fare un piccolo focus sulle imprese del territorio bresciano che, per quanto riguarda il ricambio generazionale. Nel Bresciano 8 aziende su 10 con un fatturato sopra i 20 milioni di euro sono di famiglia, cioè imprese familiari. Secondo l'osservatorio Haub, di cui vi allego il loro report annuale, dice che l'80% delle imprese con un fatturato sopra i 20 milioni di euro, come dicevo, sono a controllo familiare, contro il 57% della media lombarda e il 65% della media nazionale. Le imprese familiari bresciane non aprono il capitale a terzi, sono solo 9 quelle controllate da un private equity, cioè con finanza e che è entrata nel capitale sociale delle imprese. E non solo, un'azienda su 3 è guidata da un over 70, è un'incidenza che raggiunge nelle aziende di grandi dimensioni il 40%. Pensate, il 40%. I leader con meno di 50 anni sono poco più di 1 su 10, 1 su 10. Nel decennio precedente erano circa il doppio. Non solo, nell'ultimo decennio i consiglieri, tra virgolette, giovani con meno di 40 anni sono passati dal 30 al 15%. Come vedete, i dati sono oggettivi e una riflessione, un'azione poi che serve per quanto riguarda l'aspetto del futuro delle imprese nel ricambio generazionale, le soluzioni tecniche ci sono. Le opportunità per poter valutare questi approcci con delicatezza e la giusta soluzione tecnica ne abbiamo. Il nostro sito è www.maurizioapolli.it, una mail m.polli@yourt-solution.it e un contatto diretto 349-571-4319. Come diciamo sempre, informarsi per decidere. Alla prossima!